Dopo l'incubo della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo. Buonasera, direttore. Sono scene da apocalisse. A due mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato divelto dalle esplosioni, 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Su Paolo Borsellino non si sa ancora nulla, non si sa se il giudice è vivo o morto. Nel luogo dell'attentato è arrivato subito il collega di Borsellino, uno dei suoi grandi colleghi, Giuseppe Ayala, che purtroppo in questo momento non riusciamo a raggiungere. Speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino, cioè il giudice Paolo Borsellino, mentre purtroppo, sappiamo già, c'è conferma, ci sono almeno 4 persone che sono rimaste uccise. È giunto il momento di ricollegarci anche con il nostro Salvo Sottile. Salvo, hai ulteriori notizie? Sì, direttore, la conferma è avvenuta. Il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino. Il magistrato è stato preso violentemente, è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone. Scusa Salvo, ci dai la conferma? Sei in grado di darci questa conferma? Sì, direttore, gli ufficiali dei carabinieri mi stanno dicendo in questo momento che il cadavere che c'è davanti la portineria della madre di Paolo Borsellino, appunto il cadavere di Paolo Borsellino, è proprio suo, insomma è lui.